D-Marx è la prima e vera alternativa ai canali occidentali. Tra poco, come è fatto? Sicuramente vi sarete chiesti, come è fatto il colbacco? Io no. Ora che avete ben chiaro come è fatto il colbacco, restiamo in tema vedendo a come è fatto la ruota di sinistra. Una ruota è un oggetto circolare in grado di ruotare attorno ad un asse centrale, usata prevalentemente da scassoni trainati da cavalli. Storicamente è stata una delle invenzioni più rivoluzionarie per il progresso dell'umanità, utilizzata nei modi più intelligenti ed ingegnosi, fino all'invenzione del SUV. Il segreto per la realizzazione di una buona ruota è sicuramente un buon foro. Un falegname esce di casa dopo essersi lavato i denti. Nel frattempo, in Cina, una tornitrice roteante monodirezionale esegue un foro ad alta precisione. Il foro è importante per la realizzazione della ruota perché ha la funzione essenziale di foro. Un maniscalco siberiano, con l'aiuto di un cavallo, disegnerà il foro nel punto in cui dovrà essere forato il foro, affinché il foro possa essere un foro ad alta qualità. Nel frattempo, in Russia, un rottamaio norvegese cavalcherà delle renne ubriache. Il montaggio e la bilanciatura della ruota verrà effettuato da un rilevatore elettronico monodirezionale a spirale telescopico roteante. Ed ora la ruota di sinistra è pronta per sfrecciare fino al traguardo, perdendo. Ora che abbiamo ben chiaro come è fatto un reattore nucleare, passiamo a qualcosa di ancora più complesso. Vediamo come è fatto lo smartphone. Comunemente chiamato così per far sembrare più fico un semplice telefono che di telefono ha ben poco, è un apparecchio ideato dai capitalisti per una clientela con poca autostima che necessita di un oggetto alla moda per riacquistare credibilità nel sociale. Un cinese si sveglia o è già sveglio da 3 giorni. Un altro cinese, che non si capisce se è lo stesso di prima o no, assembla ed imballa il nuovo prodotto. Un nastro trasportatore a spirale invia gli smartphone terminati al passaggio successivo ed i cinesi troppo stanchi in un foro che li riciclerà con un altro nome. Un cinese è stato erroneamente imballato al posto di uno smartphone. Peccato! Tutti i prodotti terminati vengono inviati clandestinamente ad un altro magazzino conforme alle norme vigenti. Costato più di 8 vite e 4 giorni di sfruttamento totale, lo smartphone è ora pronto per intrattenere gli occupanti di una manifestazione studentesca, tra una canna e l'altra. Non perderti i nuovi episodi di Tabata, mani di falce e martello, mi sono smarrita a New York. Prima visione TV, questo sabato, ore 21.